Eccoci di nuovo qua, è di nuovo giovedì e siamo ancora insieme per il nostro incontro Una psicologa in famiglia. Questa sera abbiamo un tema estremamente caro a ciascuno di noi, sia che siamo genitori, sia che siamo ragazzi. Il tema di questa sera infatti è il primo bacio. Chi di noi, genitore o adulto, non ricorda il primo bacio? La nostra prima esperienza, la nostra prima emozione, il nostro primo incontro con il corpo dell'altro. Però questa sera siamo qui per parlare dei nostri figli. L'estate si avvicina, anche se negli ultimi giorni non lo sembra, però ci hanno promesso che sta per arrivare e con l'estate comincia ad attivarsi un modo diverso, di stare in relazione. Prima di tutto con il nostro corpo e poi anche con gli altri. Il caldo e il sole migliorano i toni dell'umore, ci aiutano a produrre, una sostanza che incide molto positivamente sui toni dell'umore. E questa sostanza è quella poi che in genere si riduce molto con il cambio dell'ora. Quando passiamo dall'ora legale all'ora solare, in genere assistiamo un po' a un picco di perdita di buon umore. Ma con l'estate appunto siamo sempre sorridenti, siamo sempre più disponibili e soprattutto iniziamo ad avere un abbigliamento diverso. Mettiamo abiti più leggeri, il nostro corpo è più libero di respirare e anche la relazione con il nostro corpo cambia. Nel cambiare la relazione con il corpo cambia anche la relazione con le emozioni. L'estate è sinonimo di vacanze, è sinonimo di amicizie, di incontri, si parla del mare, della montagna, del lago, del bosco, si parla di occasioni per stare insieme. E i nostri ragazzi, soprattutto quando sono adolescenti, vivono l'estate con grande desiderio, con grande emozione. E soprattutto, nella relazione tra, ragazzi e ragazze, vivono pensando, questa è l'estate del mio primo bacio. Tutti noi l'abbiamo pensato e l'età si è molto abbassata. Il primo bacio è qualcosa che ha un tempo diverso rispetto alla nostra storia di adolescenti e che ha anche spesso un vissuto diverso. Però l'emozione è sempre quella, le farfalle nello stomaco. Il desiderio che qualcuno ci accarezzi i capelli o che noi a nostra volta li accarezziamo, il nostro desiderio di essere grandi. Questo è qualcosa che è appartenuto a ciascuno di noi. Ma veniamo ai genitori, rispetto ai figli adolescenti. Chi è che si è occupato di parlare di questo ai propri figli? In genere c'è una tendenza di genere, nel senso che le figlie femmine parlano di questo molto tra loro e pochissimo con le loro madri. Le mamme, in modo più o meno tempistico rispetto alle esigenze, ne parlano con le figlie. È molto importante aver avviato un rapporto di confidenza con i propri figli, perché questo ci consente tematiche in un modo più naturale. In genere i figli maschi ne parlano con i papà. Il tema è delicato, non sono i figli che ne parlano più spesso, soprattutto nelle ultime generazioni, sono i genitori che ne parlano. In realtà, come dire, la fonte primaria di informazioni è il gruppo dei pari. Le ragazze si confidano tra loro, si danno consigli, si sostengono. E in modo diverso, forse un po' più da spogliatoio, della squadra di calcio, fanno i ragazzi che si avvicinano a questa esperienza con minor alone sognante e forse più con una dimensione pragmatica di crescita. Un aspetto decisamente importante è una riflessione da fare con i propri figli su l'importanza del momento, sulla necessità che i nostri figli sentano che quello è il momento giusto e che quella è la persona giusta, la persona che desiderano baciare.
Spesso si dice che il bacio è l'ago della bilancia di una relazione. Se il primo bacio è coinvolgente, se il primo bacio piace, questo ce la dirà lunga sul periodo che trascorreremo insieme. È chiaro che un bacio in adolescenza ha un significato molto più di crescita, di relazione e molto più estemporaneo. Tutti noi ricordiamo le nostre estati e il gioco della bottiglia. Vi posso garantire che nelle mie sedute di terapia con adolescenti il bacio della bottiglia è ancora molto gradito e molto usuale. È un modo, è un mezzo per cercare di avvicinare chi ci piace. Allora forse è interessante parlare di questo con i propri figli in prospettiva dell'estate. Le comunicazioni dovrebbero essere molto, molto brevi, molto delicate, molto en passant. Sono queste tematiche delle quali i figli per età, per pudore e anche per desiderio di privacy, che è sempre più marcato man mano che i figli crescono, non parlano volentieri. Sicuramente un tema importante però che è del genitore e quindi che rientra nelle cose importanti che un genitore tratta con i propri figli è quello del rispetto. Il rispetto di sé e il rispetto dell'altro. Un bacio va sempre bene purché sia desiderato da entrambi, purché sia condiviso. Quando sento parlare con grande dolore e con grande sofferenza di femminicidi e di punti estremi di violenza perpetrata e subita, ritengo sempre più importante ricordare ai genitori che il rispetto dell'altro si costruisce nella crescita dei propri figli. E quindi vorrei riproporvi quella bellissima vignetta che a volte ho riproposto sui miei profili, social e che magari adesso riproporrò di nuovo. Un figlio che sta per uscire con una ragazza chiede al padre, che cosa posso portarle? E il padre lo guarda e gli dice, rispetto. Questo è un insegnamento necessario, che riguarda sia i figli che le figlie, portare rispetto e farsi rispettare. È possibile dire un no, è possibile uscire dal gioco. Facciamo un esempio, il gioco della bottiglia è qualcosa che coinvolge tutti. Tutti noi l'abbiamo fatto, i nostri figli posso garantirvi che continuano a farlo nelle sere d'estate. Dire, baciare, fare lettera e testamento. Baciare, bene, è bruttissimo associare il primo bacio al gioco della bottiglia, soprattutto se dobbiamo baciare qualcuno che non ci piace. Questo vale per le ragazze come per i ragazzi. Questo è un momento nel quale ci si può sottrarre dal gioco, si può dire no. E imparare a dire no è qualcosa che poi, i nostri figli si portano dietro per tutta la vita. Con, questo tema io vi saluto. Mi piaceva salutarvi appunto sul primo bacio e sull'idea dell'estate. Una psicologa in famiglia si ferma qua. Ci vedremo ovviamente su Smart Television nella prossima stagione. Buona estate a tutti.